Amiche ed amici biancocelesti, benvenuti alla rassegna stampa di Città Celeste. Un buongiorno da Simone Politi. Prima pagina del Corriere dello Sport, lo titola: Lazio compra, Candreva resta e ne prendo altri. E poi le parole di Stefano Mauri che si difende: mai nulla di illegale. Ieri durante la conferenza stampa, la seconda da quando il gruppo è ad Auronzo. Poi pagina 8, eccolo qui, Stefano Mauri: non ho mai infranto le regole del calcio, il processo, sono sereno e penso alla Juventus. Vorrei vincere anche la Supercoppa, avremo bisogno della nostra gente, spero che l'Olimpico sia pieno. Ci siamo rinforzati, dice Stefano Mauri, è arrivato il momento del salto di qualità, potremo lottare in tre competizioni. Qui la foto insieme a Miro Klose, durante un momento di relax tra i due, poi ha vinto due Coppa Italia e la Supercoppa, parliamo dei numeri relativi a Stefano Mauri. Pagina 9 del Corriere dello Sport, Petkovic lavora sulla difesa, primi test con Biava e Xana e Novaretti Siani, Diaz parte in ultima fila, dunque le due coppie, Diaz per adesso fuori. In attesa del croato Elles di provare anche la difesa a 3, il tecnico comincia a valutare le coppie, dunque nel dettaglio viene spiegato un po' come si è comportato anche mister Vlado Petkovic ieri ad Auronzo, le sue decisioni. Pagina 10, Lotito, Candreva resta la Lazio e ne prendo altri. Queste le parole del presidente, Antonio è uno dei giocatori in cui abbiamo sempre creduto, come Lulic, rosa da perfezionare, Matri non è un obiettivo. Di spalla a sinistra, qui tutto l'articolo a firma di Fabrizio Patania, nel dettaglio nei prossimi giorni vertice con il Genoa per ratificare l'affare Matusalem, parlare di Bizzarri e Perin. E poi ancora Cavanda domani in ritiro ad Auronzo, ma verrà ceduto, ci provano Fulham e Sunderland, dunque destinazioni inglese per Cavanda. Il caso, la conferma di Zárate, sono vicino al Vélez. Lodo, ultima udienza. L'argentino ha chiesto lo svincolo alla FIFA. Pronto un biennale e si chiude la causa al collegio arbitrale. Dunque anche questa sembra essere finita come storia, come telenovela tra Zárate e la Lazio. Pagina 11 del Corriere dello Sport, lo vedete, le passeggiate infinite tra le montagne di Auronzo Ligatore. Lulic vince anche in vetta, la Lazio scala il monte, il bosniaco primo al traguardo. E poi ancora salita di un chilometro con pendenza al 25%, tutti con le racchette, dirà il campione di sci Pillet Cotrer. E poi il brasiliano oggi Felipe Anderson raggiungerà Auronzo e la festa per la Lazio, sabato la presentazione in piazza Santa Giustina. Passiamo alle pagine della Gazzetta dello Sport che tratta il caso calcio scommesse, le parole di Stefano Mauri riportate anche qui, mai andato oltre le regole, il capitano della Lazio a rischio squalifica dice vediamo come andrà in aula ma sono certo di aver ragione. Poi il presidente Lotito, va rivista la responsabilità oggettiva, però credo che il giocatore dimostrerà la sua innocenza. Nel dettaglio con Hernanes, allora sì che Mauri potrebbe godersi in fondo la nuova Lazio, Lotito ha ribadito sul mercato, si parla proprio di Antonio Candreva, nel merino dello United, dice Lotito, al di là dei singoli l'idea è rinforzare la Lazio, non indebolirla. Dunque questa è la risposta, di spalla a destra oggi la decisione, processo laziale, due date possibili, il 24 o il 31 luglio, dunque lo sapremo in giornata. Chiudiamo con il Messaggero, le ultime due pagine, da pagina 26, alzerò la Supercoppa, le parole ancora del capitano Stefano Mauri, aspetto il processo ma sono sereno perché la verità verrà fuori. La Lazio è migliorata dove serviva, adesso possiamo puntare alla grande sfida di agosto e naturalmente si parla della Supercoppa italiana contro la Juventus. Il ritiro, oggi arriva Anderson, domani la prima partita. Eccola qui l'ultima pagina del Messaggero, le foto ancora di Stefano Mauri e quella di Zárate, addio e caos, così titola il Messaggero. Maurito ha firmato con il Vélez di Sarsfield, il club lo annuncia, lui è già in Argentina. E poi ancora il suo contratto scade nel 2014, con i biancocelesti è scontro totale. Chiudiamo così, l'attaccante si sente libero di accordarsi con chiunque per una lettera ricevuta dalla FIFA. Termina qui la rassegna stampa di Città Celeste, una buona giornata da Simone Politi e da tutta la redazione.